c'è bisogno di imparare o di studiare cose. Fondamentalmente la natura è qui per noi e noi siamo a contatto con la natura da sempre. Non potremo essere su questo pianeta senza le piante. Le piante sì, noi no. E le conosciamo da sempre, sono dentro le nostre cellule. Adesso poi è successo qualcosa per cui ci siamo staccati, un po' il discorso che dicevamo prima, per cui la natura è diventata qualcosa da cui proteggerci, difenderci, abbiamo bisogno magari di intermediari, che possono essere erboristi, medici, naturopati, ma in realtà è tutto molto semplice e probabilmente se noi guardiamo la lavanda, forse riusciamo a imparare, a scoprire, a conoscere molte più cose di quelle che vi potrei e che vi racconterò dopo. Quindi mi piacerebbe prima, se volete, fare un attimo questa esperienza di contatto con la lavanda, di meditazione della lavanda, di osservazione, per capire che ci sta raccontando già tante cose, col suo colore, col suo profumo, con la sua forma. È già qui che sta lavorando, abbiamo messo anche l'olio essenziale, sta già trasformando un po' questo ambiente. Perché le piante ci curano a diversi livelli, no? Io penso che se voi siete qua e vi avvicinate al mondo delle piante, dei gas, certi discorsi li possiamo fare anche ad altri livelli, quindi c'è sicuramente un livello di cura che è quello dei principi attivi, quello della medicina, quello della causa, dell'effetto, dei recettori che accolgono delle sostanze chimiche che sono presenti nelle piante e per cui vengono poi degli effetti, e che è il principio che poi è stato copiato pari pari dai farmaci di sintesi, che copiano appunto i principi attivi naturali delle piante. Poi si sta scoprendo, e le altre culture orientali queste cose le hanno sempre sapute, sono partite da lì, che ci sono anche altri livelli che sono dati da, possiamo dire, vibrazioni, campi elettromagnetici, vibrazioni, chiamiamoli come vogliamo, che sono dati dal colore, dagli aromi. Poi si è visto anche che gli aromi, gli oli essenziali, che sono delle sostanze estremamente volatili, curano anche semplicemente annusandole, perché entrano attraverso il nostro corpo e vanno in circolo passando attraverso l'olfatto. Ma non solo, vanno anche a contatto con una parte molto antica del nostro cervello. Questa parte qua è la parte occipitale, limbico, no? Quindi la parte più antica, quella più selvatica, e vanno attraverso questo a modificare il nostro stato d'animo e a farci entrare, bypassando la parte razionale, a farci entrare in contatto con una parte più istintiva. Per quello vi dico, la lavanda sta già lavorando, perché ci sta comunque in un qualche modo toccando con la vibrazione dei suoi fiori e con questo aroma che comunque ci sta modificando un po'. Per questo vi dico, se volete provate a sentire che cosa vi dice. Poi io vi racconto quello che ho scoperto io e quello che tu. हिमचलैः स्नानं च दिव्याम्बरम्. E fra l'altro quella che voi state annusando è la lavanda vera, è una lavanda quindi con una, non ha canfora, quindi è una lavanda che fa semi, la lavanda che cresce selvatica in alta quota o la lavanda della Provenza, e quindi sentite, ha un aroma molto dolce. Secondo le segnature planetarie, sapete che i nostri predecessori, gli alchimisti, gli spagiri,
che curavano quelle piante, le conoscevano magari molto meglio di quanto non le conosciamo noi adesso, che sappiamo però i nomi delle sostanze chimiche da cui sono composte. Erano, oltre a essere botanici, erano anche astrologi e quindi davano degli archetipi planetari alle piante, e come simbolo, non tanto legati ai pianeti, ma come simbolo. La lavanda infatti ha la dolcezza e la femminilità della luna e la capacità invece di comunicazione tra la nostra sfera materiale e quella spirituale di Mercurio, che era la divinità appunto che collega gli uomini agli dei. Quindi già ce la fa vedere in un altro modo, no? E vi dicevo appunto, la lavanda vera ha questa dolcezza, non c'è quella canfora che magari sentiamo nelle lavande coltivate da giardino. Qui c'è proprio una delicatezza, però forte, una dolcezza, ma forte. E la sensazione di pulizia viene ricordata dal nome, lavanda, lavare, no? Infatti la lavanda è proprio associata alla pulizia, ma è anche quell'azione energetica che fa. Per quello è una pianta che dà relax, con cui si fanno dei cuscini di lavanda per favorire il sonno, o che viene messa qualche goccia di olio essenziale di lavanda sul cuscino per addormentarsi, o nelle tempie se abbiamo mal di testa. Perché è come se facesse questa stessa pulizia anche nella nostra mente, andando a spazzare come il vento quell'insieme di pensieri che ci inquinano e ci appesantiscono, quei pensieri spazzatura che sono sempre lì, che continuano ad agire. E quindi dopo, se se ne vanno, ci troviamo con la mente un pochettino più libera e anche più quindi disposta e propensa a un altro tipo di comunicazione. Questa sua azione energetica così forte viene ricordata anche un po' da questo colore. Chi fa yoga, chi lavora anche con i chakra, saprà che in genere la raffigurazione del colore del chakra più elevato, quello più spirituale, ha un colore del genere, che è un colore proprio di pulizia. Dal punto di vista invece più, diciamo, più terra-terra, la lavanda, appunto, è ricchissima di oli essenziali, quindi di queste sostanze eteree, che poi con la distillazione sono quelle che diventano olio essenziale, no? O acqua aromatica, che conferiscono alla lavanda una grande proprietà, antibiotica, antisettica, per cui è una pianta che va bene per tantissime cose, da mettere sulle ferite, se sono piccole, perché se sono grandi è meglio mettere la propoli. Da mettere sui becchi, punture di zanzare. C'è chi porta l'olio essenziale di lavanda in Africa per le punture dei serpenti, addirittura. L'abbiamo messa sulle zecche. Quindi disinfetta, è antibiotico, ma stimola anche la risposta immunitaria. A me è successo molte volte, non so, se ho mal di gola con le ghiandole gonfie, metto qualche goccia di lavanda direttamente sulle ghiandole. Qui la pelle è molto sottile. L'olio essenziale viene assorbito, entra in circolo a contatto immediatamente e molte volte ho risolto così, proprio perché disinfetta, ma nello stesso tempo stimola la difesa immunitaria. Va bene sulle gengive infiammate, va bene per la pelle grassa, capelli grassi. Io veramente l'ho sempre con me, faccio sempre l'esempio di quando Angelo, che aveva 2 anni, l'ho portato nel castagneto ed è stato punto da un calabrone. Ero in castagneto, avevo fortunatamente l'olio essenziale di lavanda. Sapete che il calabrone è pericoloso, no? Un becco quasi più pericoloso della vipera, un bimbo piccolo, poi avevo un bozzolo, gli stava venendo un bozzolo grande. Ho messo una bella quantità di olio essenziale di lavanda, poi nel frattempo comunque l'ho voluto portare comunque al pronto soccorso pediatrico per essere sicura. E una cosa che mi ricordo è che le infermiere, mentre facevo il corridoio, si dicevano fra di loro: "Ma che detersivo hanno usato oggi? Ma senti qua", perché c'era una scia di lavanda.
Però poi arrivati al dottore non c'era più niente, insomma, quindi è stata un'altra conferma di quanto sia efficace. Può essere aggiunto al bucato, può essere utilizzato, potete fare uno sciroppo con i fiori, proprio perché ha queste proprietà antisettiche, antibatteriche, che stimolano la difesa immunitaria, può essere utile anche sotto forma di sciroppo, non solo per aromatizzare dolci, creme pasticcere, ma anche proprio da prendere come sciroppo per la tosse, per il mal di gola, da mettere nelle tisane per dare questo aroma. La lavanda la possiamo anche usare nei dolci, nei biscotti, mettere nello zucchero un po' di lavanda. Io faccio un sale da bagno con i fiori di lavanda, che sapete, il sale è per osmosi, messo nell'acqua da bagno, tira fuori magari l'acqua, i liquidi che abbiamo nelle gambe, nel corpo. E la lavanda poi anche questa stimola. La lavanda in oliolito, quindi estratta in olio, invece serve da una parte per fare dei massaggi rilassanti, ma anche per i dolori articolari e reumatici, in questo caso soprattutto se è il lavandino, quella un po' canforata. Quindi è veramente una pianta generosissima, ma tutte le piante sono generosissime. Paracelso diceva che in teoria possiamo curare tutti i nostri mali solo con una pianta. Quindi il nostro approccio adesso scientifico, di principi attivi, è sicuramente un approccio importante perché riusciamo a capire il meccanismo d'azione delle piante, ma a volte è un po' riduttivo perché appunto ci impedisce, ci preclude la possibilità di andare a capire anche tutte queste altre sfaccettature. E fra l'altro queste sfaccettature sono il motivo per cui molte volte l'erboristeria è un po' ostica, perché magari in un libro vediamo che la lavanda serve per dormire, in un altro libro ti dice che serve per i dolori reumatici e in un altro per le punture di zanzara. E allora diciamo, allora non va, c'è qualcosa che non va. E invece è proprio la ricchezza delle piante. E secondo me questa ricchezza delle piante noi la possiamo capire, comprendere, se abbiamo un contatto con le piante di tipo analogico, per analogia, proprio come era quello dei nostri antenati. Quindi non fatto soltanto di causa, effetto, estraiamo una sostanza, la titoliamo, vediamo quali sono gli effetti, eccetera, ma attraverso l'analogia. In questo modo riusciamo veramente a capire molte più cose, un po' quello che abbiamo fatto adesso con la lavanda. Ed è secondo me, questa è un po' la sfida di adesso, ed è un po' anche la mia sfida, perché essendo partita come biologa, erborista, quindi con un approccio scientifico, sto cercando di fare questa azione, di coniugare conoscenze più analogiche, più legate magari a quegli aneddoti, magari che una volta che a volte ci fanno anche ridere, sorridere, ma che però hanno comunque un fondo di verità, e la parte scientifica, razionale. Qua l'acqua di lavanda e l'idrolato. Quindi è un'acqua dove è sciolto in maniera proprio quasi miracolosa, quindi un'emulsione di acqua e olio, dove l'olio è sciolto in particelle finissime. E anche questa è molto buona da usare, la possiamo anche bere, la possiamo usare per, non so, quando stiriamo, la produco, quindi ho imbiancato e ho dato l'acqua di lavanda quando imbiancavo, perché così c'era questa pulizia anche nella casa. Ecco, l'acqua di lavanda ad esempio va bene come dopo barba, va bene per le ragazzine che hanno un po' di acne o dopo shampoo. Allora appunto, da donna che ha un giardino meraviglioso, conosce le piante benissimo, mi chiedeva quando è meglio raccogliere la lavanda. Allora, la lavanda dipende da che cosa volete fare. Se noi vogliamo raccoglierla per fare dei mazzolini tipo questi, vedete? Allora, li ho raccolti adesso, quando ancora la corolla è attaccata al calice, è ancora un po' chiuso. Quindi da adesso, se volete utilizzarla, perché si può usare anche per fare delle tisane la lavanda, no? Vogliamo fare una tisana per dormire, per rilassarci, con i fiori di lavanda, un po' di melissa, un po' di calendula, va benissimo. Quindi adesso per seccarla, fra un po' per decorativa, fra un po' per fare la tisana, per distillarla invece più avanti. Io la raccolgo alla fine di luglio, perché anche se è caduta la corolla, quindi
quantitativamente ce n'è meno, però l'olio essenziale è più concentrato e quindi aspetto, rischio e aspetto fino alla fine. Sì, quando sta per cadere. E la lavanda, non so se l'avete, è una meraviglia, perché è veramente pienissima di farfalle, di api, è una cosa meravigliosa. Sì, la lavanda fra l'altro è una pianta che si coltiva molto facilmente al sole, non ha bisogno di niente, chiama le farfalle, quindi ci permette di fare un bel giardino delle farfalle. Quando ha finito di fiorire, di fare, la possiamo tagliare così, ributterà continuamente. Si può propagare facendo delle talee, quindi dividendola e mettendo le talee o all'inizio della primavera o ad agosto. E, sì, quindi bella pianta proprio da mettere anche in giardino, che non ha bisogno di esigenze, non ha bisogno di acqua, sta bene nei nostri terreni, soprattutto se sono sabbiosi, un po' sabbiosi. Direi questa lavanda qui, la lavanda vera, invece fa un po' più fatica. Infatti è una lavanda che viene dalla, cresce, non so, a 800 metri, cresce in Provenza, quindi ama ambienti più freschi, con più umidità, quindi ecco lì bisogna stare un pochettino più attenti, è più difficile. Atma tum girijamate sahacharah pranah shariram graham. Pujate vishyopabhoga rachana nitra samadhisthiti sancharah patiyoh pratakshana vidhi stotrani sarvagiro yattat karma karo akhilam shambho tavaradaram. Questo è un oliolito, è un olio che si fa tradizionalmente da questa pianta, che è l'iperico, l'erba di San Giovanni, detta anche scacciadiavolo, che si raccoglie il 24 giugno. Infatti questo mazzo di fiori l'ho fatto la mattina del 24. E si mette a macerare nell'olio al sole per circa un mese e poi miracolosamente, visto che i principi attivi che vengono estratti in olio sono appunto rossi, l'olio diventa rosso e infatti gli antichi sapevano benissimo che, visto che l'olio era con questo incredibile colore rosso, per analogia serviva a curare tutto quello che si manifesta col rosso, quindi scottature, arrossamenti, ferite. Nello stesso modo, in queste macerazioni in olio che vengono fatte tradizionalmente, che si chiamano olioliti, con oli diversi a seconda di quello che tu vuoi ottenere, facciamo diversi olioliti con caratteristiche diverse. Ci può essere quello per la pelle delicata dei bambini, quello che stimola la formazione del collagene, quello che va bene per il microcircolo, per i capillari. E un principio simile sono gli unguenti, sono delle creme, anche queste molto semplici, fatte con la base degli olioliti e magari con anche qualche tintura madre, qualche olio essenziale, quindi di una consistenza un po' diversa alle creme idratanti che siamo abituati a comprare in profumeria. E anche di queste se ne usa veramente poco, perché qui, oltre all'oliolito, magari un po' di profumo fatto con l'olio essenziale e magari un pochettino di tintura madre che è andata a estrarre con l'alcol quelle frazioni di principi attivi che non si possono estrarre con l'olio, e con l'aggiunta di un po' di cera d'api, perché abbiamo le api che sono coltivate in maniera biologica, quindi senza nessun tipo di sostanza chimica, si viene a creare molto facilmente delle creme. Anche qui, più correttamente le possiamo chiamare unguenti o cerati, proprio perché sono fatte, hanno una struttura che apparentemente è poco idratante, ma in realtà poi chi le usa si accorge che ne basta pochissimo, che anche queste penetrano, che permettono veramente di risolvere tanti problemi.
Ad esempio questa che ho preso in mano è fatta con i fiori di calendula, quindi va bene per la pelle delicata dei bambini, per chi tende ad avere screpolature, o arrossamenti, dermatiti, ma anche per chi, anche se non è una cura, non darei soltanto questo, ma anche per chi magari ha psoriasi o altri problemi che si manifestano a livello cutaneo. Poi molto facilmente si fanno i saponi, tipo questi, che sono veramente un piacere da fare e da utilizzare. Questo ad esempio è fatto con la calendula, olio d'oliva e calendula. E anche questa è una cura, perché molte volte, soprattutto se abbiamo problemi cutanei di pelle, ci troviamo che non sappiamo come risolverli, poi a volte magari basta cambiare sapone. Questi saponi, che veramente, ripeto, è una gran soddisfazione fare, quindi spero che oltre a magari a provarli si possa anche imparare a farli. Oltre a pulire, nutrono, quindi avviene questa strana cosa che la pelle si pulisce, ma è anche più ricca e nutrita, e oltretutto, appunto, non viene a contatto con le solite sostanze inquinanti che sono presenti nella maggior parte dei saponi di origine industriale che compriamo, che fra l'altro sono fatti, oltre che essere di origine industriale, molte volte con prodotti di origine petrolchimica e che poi vanno a inquinare fiumi, mari, eccetera. Ecco, qui non c'è niente di tutto questo, oltre a curarci. E poi ci sono gli oli essenziali, e con la lavanda, appunto, grazie alla distillazione in corrente di vapore. È molto semplice fare appunto l'olio essenziale. Questo che facciamo qui è un olio essenziale l'80% fatto da lavanda vera e poi da lavandino, quindi un aroma molto, molto delicato. E dalla distillazione si ottiene anche l'acqua di lavanda, che viene chiamato idrolato, che è appunto un'acqua profumata dove miracolosamente è disciolto proprio in molecole, in particelle minuscole, l'olio essenziale, per cui è un'acqua distillata sicuramente e profumata, e che appunto quindi ha in sé le proprietà dell'olio essenziale ma diluita in acqua. Se noi volessimo fare una cosa del genere non ce la potremmo fare, perché se mettiamo un olio essenziale in acqua galleggia, dovremmo trovare un emulsionante, quindi sarebbe tutto più difficile. Con la distillazione invece esce già fuori così, proprio come acqua. Come acqua profumata, che si può utilizzare in tanti modi, sia, non so, come dopo barba o sul viso, dopo che ci laviamo il viso perché ha la pelle grassa, o dopo shampoo, o c'è chi dice messo nel ferro da stiro. Poi, vabbè, una cosa molto semplice e banale, lo sciroppo di lavanda, che si fa semplicemente facendo come si fanno normalmente gli sciroppi. In questo caso la base è appunto, sono i fiori di lavanda raccolti, e quindi anche questo è uno sciroppo che profuma di lavanda, che può essere utilizzato così per curare magari mal di gola, tosse, oppure messo nelle tisane, e quindi per addolcire e per dare il profumo della lavanda, o sulle torte, sulla panna montata, sulla macedonia, in tanti modi. E poi con gli oli essenziali, chiaramente, e le acque aromatiche, perché adoro distillare le piante che ho qui nell'orto. Si possono fare delle miscele, dei mix di profumi. Ad esempio, uno di questi è Fresco Prato, dove c'è la salvia, la lavanda, e la menta. E poi ci sono le tisane, che sono fatte chiaramente con le erbe raccolte, essiccate, anche qui miscelate in maniera tale da creare delle composizioni che vanno ad agire in un senso o in un altro. Ad esempio, questa dolce dormire è fatta con un insieme di piante che favoriscono il sonno, tra cui le scolze, il papavero, il tiglio, la camomilla. La tisana leggerezza invece è fatta, con un'altra miscela di piante, fra cui soprattutto la malva, per chi stenta ad avere un intestino che funziona con regolarità e quindi aiuta, in questo senso, e magari e ha anche oltretutto un'azione emoliente, lenitiva, quindi va a curare anche mucose che possono essere un po' infiammate, sia dell'intestino che dello stomaco. Questi qui sono gli oleoliti, quindi queste sono delle estrazioni che si fanno in olio. Io uso
principalmente olio di sesamo, però dipende un po' da quello che voglio ottenere. Qui ad esempio c'è l'equisetto, qui c'è il sambuco, ormai è pronto per essere filtrato, il cipresso. E quindi alcune piante, appunto soprattutto quelle che vengono raccolte in questo momento, il sambuco fa un po' un'eccezione perché l'ho tenuto principalmente all'ombra, adesso gli sto dando un attimo di sole, e appunto vengono estratti con il calore del sole, e cercando poi ogni tanto di sfiatarle, di aprire, in maniera tale che l'umidità, che può essere ancora residua e essere così formarsi, se, visto che io uso le piante fresche, perché per me ha senso, è bellissimo usare le piante fresche, anche se è più difficile, e allora appunto l'umidità potrebbe far fermentare questi oli e quindi vanno un po' curati, puliti, asciugati, eccetera. Questa ad esempio è una base di un oliolitto composto che faccio per stimolare la formazione del collagene. Questa invece è una base di quell'altra oliolitto o unguento che faccio per i capillari, le vene, il microcircolo. Questo invece sto provando a vedere com'è, il sambuco non l'ho ancora utilizzato, so che è molto buono per la pelle del viso. Questo invece è un mellito, quindi qui prendo il miele e metto a macerare nel miele altre piante appunto che so che possono essere estratte nel miele, perché il miele estrae come una tintura madre, come la glicerina. E quindi invece di fare uno sciroppo dove uso lo zucchero, i principi attivi li assorbo, li faccio assorbire dal miele, come prendendo appunto il miele, mettendoci a macerare dentro le piante, in modo che appunto i principi attivi utili vengano assorbiti nel miele. Poi la fatica quando si fanno i melliti è andare appunto a filtrare, no? Chiaramente lo devi filtrare ancora quando il sole li scalda, li scioglie, li rende liquidi. Poi li faccio un mix anche qui di melliti diversi che hanno azione appunto balsamica, espettorante, emoliente, calmante, per fare quello che io chiamo respirella, che non è uno sciroppo ma appunto è un mellito che si prende in piccoli cucchiaini dove magari aggiungo un pochettino di propoli. Ed è veramente molto buono e molto efficace, ai bambini in genere piace molto. Jai Jai.